Un'altra stella anche oggi della bandiera americana, un altro stato dell'Unione con Federico Buffa, sono 50 in tutto, lo sappiamo, e siamo intorno al 46-47. Federico, buongiorno. Buongiorno a voi. Dove andiamo oggi? The Great State of Connecticut. Quindi Connecticut, per chi lo pronuncia un po' male. Infatti, perché come al solito si tratta di un etimo indiano, quindi nella lingua locale degli indiani della zona, dei nativi americani, luogo della grande ondata fluviale. Come vedete è quasi sempre una questione legata ai fiumi e al territorio, quella dell'etimo originario degli stati. Connecticut, come lo pronunciano adesso, ed è uno dei posti, diciamo, importanti degli Stati Uniti. Siamo a est, siamo sopra New York, tant'è vero che tanta gente ormai vive in Connecticut, dove le tasse sono estremamente più gradevoli di quello dello stato di New York, e piglia il treno che lo porta a Central Station e lavora a New York per rientrare in serata. Hartford è la capitale e ci sono alcune altre località piuttosto conosciute, ad esempio New Haven, poi Bridgeport, Stamford, però insomma Hartford e New Haven credo siano i luoghi che ho sentito nominare più spesso. Esatto, aggiungete anche New Canaan, che credo sia negli Stati Uniti la città con reddito pro capite più alto, è uno di quei posti appunto di gente che commuta da A. Il fatto è che l'intero stato del Connecticut è quello con reddito più alto degli Stati Uniti pro capite. Ironicamente, la capitale che hai citato tu è una delle 10 città più povere d'America, vale a dire Hartford, perché è piccola. È una città di 18 miglia quadrate, quindi non fa in tempo avere quelle suburbia che ti permettono di alzare il reddito pro capite, ed è un caso assolutamente unico del panorama americano, lo stato col più reddito alto pro capite ha la città di riferimento tra le 10 più povere. Allora, io questa cosa di andare a Grand Central Station partendo dal Connecticut l'ho vissuta, perché dormivo in un college di quelli che erano lì in Connecticut, che sono delle zone piccole, boschive, case bianche piuttosto costosette, dai 2 milioni di dollari in su, e di sera se cammini per strada ti attraversano i cervi. Ecco, questo potrebbe essere un po' una esemplificazione del Connecticut. Lavorare a New York e vivere dove attraversano la strada dei cervi non è una bruttissima cosa nella vita. Negli Stati Uniti si prestano molto a questo tipo di cose. Nel Connecticut per primi ci sono arrivati gli olandesi, poi gli inglesi hanno cominciato a prendere sopravvento e gli olandesi se ne sono andati. Ma se andate lì vi accorgete che dappertutto trovate un mantra, una frase di accompagnamento: Constitution State. È vero, è il nickname, è il soprannome dello Stato. Esatto, perché la Costituzione dello Stato del Connecticut è una delle costituzioni base per poter arrivare a quella che sarà poi la Costituzione americana, concessa dal sovrano inglese. È una cosa di questo secolo, il fatto che abbiano riconosciuto questo soprannome al Connecticut. Si ritorna però indietro al 1638-39, quando appunto viene stilata la prima forma di Costituzione scritta, e questa ha dato il soprannome poi al Connecticut. Se gli Stati Uniti vi interessano dal punto di vista storico, cioè oggi li vediamo nella loro formazione attuale, però gli Stati Uniti sono stati fondati da una ventina di grandi intelligenze provenienti dall'Europa, uno degli uomini formativi più importanti della storia degli Stati Uniti era un teologo inglese dall'Università di Cambridge, tale Thomas Hooker, che è l'uomo che è dietro a quella fase costituzionale e in generale a quasi tutti dei pensieri teologici che informano la vita americana. Non si parla mai di costui, però se oggi avete così tanta aggressività da parte di questo paese e sul biglietto, diciamo, da un dollaro c'è scritto "In God We Trust", ecco, Thomas Hooker ne è fortemente responsabile. Allora, come tutti gli stati della parte est, gli stati un po' fondativi per così dire degli Stati Uniti, ci sono personaggi conosciuti, famosi, storici, come quello che hai citato, ma come tanti altri. Allora, ad esempio, tra i famosi Nutmeggers, perché questo è l'altro nickname dello stato, cioè Nutmeg State, e quindi Nutmeggers che significa? È la specie di noce moscata, la Nutmeg, quindi quelli della noce moscata. Ah, ok, va bene, quindi della gente abbastanza frizzante. Ce ne sono di conosciuti, ad esempio tale P.T. Barnum, sì, che era di Bethel, è quello del circo Barnum, era conosciuto come il venditore perfetto, il suo circo aveva sede nel Connecticut a Bridgeport. Mettilo lì. E questi sono personaggi della storia del mondo contemporaneo, perché quante volte si usa il termine Barnum semplicemente per descrivere una situazione circense, non necessariamente quella di un circo. Come spesso succede se è un americano che ha dato il suo nome a tante cose. E come spesso succede, se uno ha successo in un campo può averlo anche in un altro, lui fu anche il sindaco di Bridgeport. Ma passiamo ad altri personaggi famosi, ci sono diversi inventori del Connecticut e due in particolare. Uno ha vulcanizzato la gomma, si chiamava Charles Goodyear, della prima metà del 800, morto nel 1860, per l'appunto si accorse una volta bruciando della gomma
che dopo averla bruciata la gomma diventa più resistente, e lì nasce la gomma così come la conosciamo negli pneumatici di oggi. Tra l'altro la marca è in suo onore. E un altro signore, un altro inventore che era del Connecticut, si chiamava Samuel Colt, è dello stesso periodo. Nel 1835 brevetta quella che loro chiamano revolvere, che noi chiamiamo rivoltella, cioè una cosa con un tamburo che gira, e il modello Patterson del 1836 ne ha fatto un po' la fama di questo signore. Mi sono sempre domandato perché le cose che inventano gli americani prendono il nome dell'inventore, mentre perché oggi hai ascoltato alla Marconi la partita di calcio non viene detta così? Cioè, perché la radio non si chiama Marconi? Perché noi non diamo nella nostra cultura il cognome all'invenzione, mentre loro la Colt è la Colt e così via? Ho una risposta, perché il signor Colt prima pensava ai danè e quindi ha detto: ok, invento sta cosa, faccio una marca che si chiama Colt e poi comincio a venderla. E infatti si chiamano così. Marco Zucchi non è che è soprannominato Superman per un caso, perché sa troppe, esattamente la cultura protestante, quella dei cosiddetti danè, che capite che ci sono in giro per gli Stati Uniti. Ma il Connecticut ha dato i natali ad altri personaggi famosi, ad esempio tale Katharine Hepburn, attrice di Hartford, non Audrey ma Katharine, si fa sempre la distinzione perché sono le due Hepburn famose, quella di Indovina chi viene a cena, Improvvisamente l'estate scorsa, possiamo citare tanti suoi film. Un personaggio molto particolare, perché era una di cui si diceva che avesse passioni saffiche, che non portava mai la gonna, atea. Che era una tipa molto veramente tutta d'un pezzo. Era l'amante di Spencer Tracy, era stata con Howard Hughes, insomma era un personaggio che ha creato un suo mito ed era anche una grandissima attrice. Ecco, facciamo una delle più grandi attrici mai vissute. Penso che i suoi duetti con Spencer Tracy siano forse il vertice mai superato della commedia. Io ho visto tanti suoi film ancora recentemente per godermi la qualità dei loro dialoghi, possibilmente in lingua madre. È atea, saffica, possibilmente con lei si poteva fare di tutto, un personaggio assolutamente unico. Un po' avanti nei tempi, probabilmente oggi sarebbe l'attrice feticcio in circolazione. Che abbiamo visto reinterpretata in The Aviator, sì. Da Cate Blanchett in maniera molto appropriata. Un altro personaggio contemporaneo famoso del Connecticut è Annie Leibovitz, fotografa importantissima, compagna di vita di Susan Sontag. Ha iniziato per Rolling Stone la rivista, ma seguendo con la macchina fotografica i Rolling Stones, nel senso del gruppo. È sua la foto di John Lennon nudo che abbraccia Yoko Ono vestita, scattata nel 1980, la mattina prima della morte di Lennon. Personaggio di riferimento dell'arte americana. E poi abbiamo un signore, e su questo direi che chiedo una tua riflessione, che si chiama Benjamin Spock. È il dottor Spock, certo. Non c'entra niente con Star Trek, ma c'entra molto con la pediatria contemporanea, perché è un signore che a un certo punto, siamo nel primo dopoguerra, cioè 1946, fa un libro per le mamme e cambia la vita dei genitori sostanzialmente, diventa una sorta di leggenda. Non a caso, se siete degli amanti dei Peanuts, abbiamo celebrato l'uomo che li ha inventati quando siamo passati dallo stato di suo riferimento. Quindi Charles Schulz. Esatto, Charles Schulz. Il dottor Spock è citato tantissimo all'interno dei Peanuts proprio perché il più grande pediatra o comunque studioso infantile della storia degli Stati Uniti. E veramente, se chiedete normalmente in giro per dottor Spock si pensa all'altro, ma quello vero è questo qua. Il suo libro Common Sense Book of Baby and Child Care si chiamava, 1946 per l'appunto. Lui poi, sull'onda del successo, nel 72 si candida alle presidenziali contro Nixon, certo. E prende lo 0,1 dei voti, anche questa è l'America. Oh, visto che sei stato in politica, immagino che stiamo per arrivare all'uomo nato in Connecticut, diciamo, di maggior riferimento. Di chi parliamo? Dell'attuale presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, che è nativo del Connecticut, ma soprattutto è andato a scuola a Yale. Yale. Ecco, Yale sì, che era quello il college. La fabbrica dei tu. Presidenti, la fabbrica. Bravissimo. Dei presidenti, no? Andavi a scuola lì, non credo. No. Ci sono passato vicino e mi hanno detto, vai via, sgorbio, vai. Ah no, beh, sgorbio a Superman, non dice nessuno neanche là. Ma, non è così facile entrare a Yale, soltanto l'8,6% delle domande d'ammissione viene accettato. Meglio se il vostro conto in banca è quello di una famiglia di petrolieri texani. Meglio se vi chiamate Bush e sappiate che l'associazione segreta all'interno di Yale, diciamo teschi e ossa per usare una terminologia comprensibile a tutti, che è una Skulls and Bones, esatto, si chiamano. Esattamente. Ha all'interno padre e figlio Bush e ci sono quindi dei membri di quell'associazione che sanno cose che non sa nessuno sul presidente attuale degli Stati Uniti e semipadrone del mondo, ma che non può rivelare perché è all'interno del giuramento della Skulls and Bones. Nel Connecticut è ambientata anche Una mamma per amica, che si svolge a Stars Hollow, è un paesino tipicamente del Connecticut, ma che non esiste, gli hanno dato un nome immaginario, però è quel tipo di...